papà amava enormemente la vita e aveva trovato nel cinema qualcosa che lo aiutava a vivere meglio. La voce del regista Francesco Micica ripercorre la vita del padre Lino, intellettuale, critico e storico del cinema, scomparso 10 anni fa. Il suo film documentario Lino Micica è mio padre, una visione del mondo, è stato presentato alla 70ª Mostra del Cinema di Venezia per le Giornate degli Autori. Il mondo di Micica era quello del cinema italiano impegnato, che ha segnato l'epoca tra gli anni 60 e 70. Allora il giovane critico fondava e animava il Festival di Pesaro, un punto di riferimento internazionale per il dibattito sul cinema di quegli anni. In questa forza veramente il rapporto autore e critico è stato un rapporto fondamentale. E Lino è stato protagonista di questa complicità. A ricordarlo nel documentario tanti registi divenuti poi amici come Vittorio Taviani o Bernardo Bertolucci. Con la loro testimonianza la narrazione attraversa un momento importante della storia del cinema italiano, ma ci sono anche degli aspetti più personali nel documentario. Attraverso un documentario su mio padre, in fondo io ho ripercorso la sua vita e forse ne avevo bisogno. Attraverso questo viaggio nasce anche la riflessione su una generazione di padri e sull'eredità che hanno lasciato ai loro figli.